Bene, amici del Bivati Tech Channel, sono felicissimo di essere qui con voi quest'oggi in un nuovo video di natura idraulica. Scusate l'assenza di video nell'ultimo periodo, ma purtroppo il lavoro non mi ha dato tregua. Lavoro comunque sempre nell'ambito idraulico ed in particolare nell'ambito dell'ingegneria idraulica, quindi sempre attinente ai contenuti che cerco di portarvi sul canale. Ma bando alle ciance, passiamo subito alla descrizione di questo impianto di irrigazione. Questo video infatti vuole essere un po' un riassunto di quello che è il mio impianto di irrigazione anno 2024 e vuole essere anche un aggiornamento sulle novità di questo impianto. Infatti l'impianto è già stato descritto in un video precedente, anzi in due o tre video precedenti, che magari vi lascerò linkati qui sotto nella sezione appunto informazioni di questo video. Quindi questo può essere appunto un aggiornamento sulle novità e un po' un ripasso di quello che è l'impianto di irrigazione. Ma bando alle ciance, come ho già detto, partiamo subito con il video perché smanio dalla voglia di raccontarvi questo impianto di irrigazione. Allora, partiamo subito. Qui abbiamo un tubo in PVC, infatti a monte di questo impianto vi è un pozzo che scende appunto in falda e preleva dell'acqua, vi è una pompa di immersione che preleva dell'acqua e il pozzo si trova più in basso rispetto a questi due invasi che vi descriverò a breve, queste due cisterne che fungono da compenso, pozzo che si trova più in basso, quindi vi è una pompa di immersione che pompa l'acqua e arriva, pozzo che tra l'altro è condiviso, ma appunto una parte d'acqua arriva direttamente tramite questo tubo in PVC che voi vedete, lo seguiamo ed entra qui nelle cisterne. Queste sono due cisterne che sono messe in comunicazione alla base, ma comunque per il principio dei vasi comunicanti hanno quindi il medesimo livello. Sono messe in comunicazione mediante questi tubi che io vi sto indicando. Vedete le due saracinesche entrambe aperte, quindi in comunicazione alla base hanno quindi il medesimo livello. Vi è un galleggiante che fa sì che l'acqua, ora vediamo anche all'interno. Eccola qui, che fa sì che l'acqua, diciamo, una volta raggiunto il livello di massimo invaso di queste due cisterne, si fermi appunto alla fuoriuscita dell'acqua. Ecco lì il galleggiante. Ora noi lo vediamo, le cisterne ora sono completamente piene, eccolo qui. E cosa succede? Quando va appunto a fermarsi, infatti noi vediamo che l'acqua arriva appunto qui dove vi sto indicando da questo tubo in PVC, prosegue verso il galleggiante, quindi entra nelle due cisterne che fungono da compenso, che vi descriverò a breve. Quando va appunto a fermarsi questo impianto, quindi quando il galleggiante va a chiudere, va in battuta, l'acqua prosegue, eccola qua, questa saracinesca è chiusa, quest'altra saracinesca è chiusa, prosegue e va verso l'alto, e va in un altro grandissimo invaso che è alimentato anche dall'acqua di una roggia che si trova appunto in quella direzione, alimentato anche dall'acqua di una roggia e serve per l'irrigazione delle serre che stanno appunto a valle rispetto a questo impianto. Ma quello è un altro grande invaso, vi è un'altra pompa a sua volta che pesca dal fondo di quel grande invaso e quindi è un impianto a sé stante, a parte. Magari vi farò un video dedicato per descrivervi anche quell'impianto in cui vi è questo grande invaso che prende l'acqua che non è utilizzata da questo impianto e l'acqua anche di una roggia, come vi dicevo, e va appunto ad utilizzare la pompa tramite una pompa di grosse dimensioni nell'impianto appunto delle serre. Ma mettiamo un attimo in pausa questo tipo di impianto e torniamo invece su queste due cisterne. Queste due cisterne fungono da accumulo e da compenso. Infatti può capitare che in certi periodi magari della giornata il pozzo non pompi acqua o, come vi dicevo, è condiviso, quindi magari non arrivi acqua dal tubo in PVC. Quindi se ho bisogno di utilizzare dell'acqua, ecco che le cisterne fungono appunto da invaso e mi permettono di utilizzare l'acqua, e fungono anche da compenso nel caso in cui il prelievo sia maggiore dell'immesso. Infatti, esempio, magari io ho in funzione 3-4 linee di irrigazione, vedremo anche poi la pressione che c'è in impianto tramite quella pompa che qua vediamo dotata di pressure start. Quindi magari io ho in funzione anche un 3-4 linee di irrigazione, magari con anche appunto 3, 4, 5, 6 rubinetti aperti quando irrigo, dato che il tempo per irrigare che ho a disposizione è breve, quindi quando vado ad irrigare, con tutti questi rubinetti aperti, tutte queste linee attive, può darsi che il prelievo sia maggiore dell'immesso. Ecco qui che vengono in funzione, che si utilizza la funzione di compenso appunto di queste due cisterne che vanno appunto a far sì che la pompa non rimanga mai a corto di acqua. Pompa che preleva l'acqua, guardiamolo, appunto qui da dove si vanno ad unire queste due condotte, queste due tubazioni. Noi vediamo che da qua appunto vi è, ora se la telecamera mette a fuoco, perfetto, stavo mettendo a fuoco il mio dito, vi è la comunicazione fra le due cisterne, ma vi è anche il tubo che pompa l'acqua, che porta l'acqua, scusatemi, alla pompa, che quindi resta sottobattente. L'importante è che per il suo funzionamento, per evitare anche problemi di cavitazione o comunque problemi relativi al fatto che la pompa non riesca ad aspirare acqua, è importante che questa resti sottobattente. Qui vediamo appunto la pompa, che è un corpo unico, ovvero vi è il motore e la girante. Qui appunto abbiamo il motore con la ventola che in questo momento sta raffreddando appunto il motore e la girante direttamente collegata al motore elettrico. Eccola qui, girante molto particolare.
particolare e dotata di pressure start. Ora vediamo che la pompa sta lavorando sui 4 bar. Pressure start cosa significa? Significa che questa pompa parte, si avvia e si ferma in automatico, ovvero quando la pressione sale sopra i 4 bar, quindi quando io vado a chiudere i miei rubinetti, non devo più irrigare, la pressione sale sopra i 4 bar, la pompa si ferma. Quando invece la pressione scende sotto i 2 bar, quindi io vado ad aprire i miei rubinetti, vado ad iniziare ad irrigare, oppure una linea di irrigazione dotata di centralina automatica parte e inizia appunto il suo processo di irrigazione, la pressione scende pian piano, dopo qualche secondo, una ventina, quindicina, ventina di secondi, la pressione scende sotto i 2 bar, la pompa parte in automatico. Quindi questo mi garantisce un funzionamento completamente automatico della pompa senza bisogno di nessun intervento da parte mia. Questo, ripeto, può avvenire sia quando io manualmente vado ad aprire un rubinetto di irrigazione, quindi o un rubinetto per una canna dell'acqua, per un tubo dell'acqua, o un rubinetto per una linea di irrigazione, o anche una centralina automatica fa partire una linea di irrigazione, ci sono anche centraline automatiche nel mio impianto, la pressione pian piano scende sotto i 2 bar, vediamo, e la pompa parte in automatico. Vediamo che sta pompando fino a 4 bar. In particolare, poi, quando io vado a chiudere questi rubinetti o quando le centraline chiudono le elettrovalvole degli impianti di irrigazione, la pressione sale sopra i 4 bar e la pompa si ferma in automatico. Vediamo poi dove si dirama questa condotta, quindi ecco che il tubo, qui abbiamo l'aspirazione e qui la mandata della pompa, vediamo appunto aspirazione e mandata della pompa, la mandata della pompa che fa appunto questo giro, quindi prosegue lungo queste tubazioni e arriva, eccolo qua, ad un primo rubinetto. Qui abbiamo un primo sdoppio, ora vediamo che una saracinesca, un rubinetto è chiuso mentre l'altro è aperto, e qui va l'acqua, diciamo, nel mio primo impianto di irrigazione a goccia. Questo impianto di irrigazione a goccia, lì vedete la valvola di drenaggio posta giustamente nel punto più basso dell'impianto, vedete anche che qui vi è un filtro, proprio per evitare che, ad esempio, dato che quest'acqua non è potabile, che micro impurità contenute ad esempio nelle cisterne o non filtrate correttamente a livello del pozzo vadano ad intasare quelli che sono gli ugelli che vanno poi a distribuire l'acqua nel tubo, attraverso il tubo gocciolante. Quindi il tubo gocciolante è dotato di piccoli fori, piccoli ugelli, i quali, per non far sì che questi non si intasino, ho dotato appunto quel filtro che li vedete che sto appunto indicando. Ecco qui, quindi, valvola di drenaggio, vi faccio vedere. Eccola qui. Qui abbiamo il filtro e qui abbiamo la tubazione che prosegue verso l'alto e va ad irrigare appunto quelli che sono i miei oleandri, il mio fico, quindi comunque tutta quella zona che anche qua vi farò vedere a brevissimo. Vi farò vedere anche quella zona, anche se l'ho già mostrato in un video precedente, quindi forse non mi dilungherò, non farò vedere in questo video, ma magari vi lascio anche qua il link in descrizione. Ma bando alle ciance, di nuovo passiamo ora all'altro rubinetto, che in questo caso è chiuso. Questo perché il rubinetto prosegue con un tubo in gomma e va ad agganciarsi a questo avvolgitore automatico della Geolia. Sono andato ad acquistarlo e montarlo da poco, vi è un video che vi lascerò in descrizione, questo è già sul canale, in cui vi faccio vedere come montare appunto questo tubo avvolgitore molto comodo. Infatti noi vediamo che la canna appunto in questo modo si va a srotolare e semplicemente con questo gesto si riarrotola in maniera automatica, quindi veramente veramente molto comodo. E questo tubo lo utilizzo principalmente per innaffiare il mio orto, quindi per innaffiare i pomodori, che sono questi che vedete, ora mi metto a favore anche di luce, quindi per innaffiare tutto il mio parco pomodori. Non ho creato un sistema gocciolante, ma utilizzo appunto questo sistema di questa canna dell'acqua, che però è dotata di un avvolgitore automatico, quindi mi è comodo proprio perché non va ad ingarbugliarsi, non vanno a crearsi nodi, e quindi è molto comodo questa funzione appunto di avvolgitore automatico. A questo punto l'acqua che invece non viene utilizzata, o comunque parte dell'acqua che non viene utilizzata a livello di questo rubinetto, quindi che non va nel mio primo impianto a goccia e non va nemmeno nel tubo con avvolgitore automatico, prosegue e si interra. A questo punto non ho il tempo, e perché sarebbe veramente un video troppo lungo, e anche il modo di farvi vedere dove prosegue questa tubazione, ma provo a raccontarvelo. Questa tubazione prosegue verso un altro vascone, diciamo un'altra grossa aiuola in cui ho numerose piante. Qui vi è un impianto di irrigazione misto, separato però, a goccia e invece con irrigatori statici interrati pop-up, quindi i classici, diciamo, irrigatori da giardino, non quelli dinamici a turbina, ma quelli statici appunto pop-up a scomparsa interrati nel terreno.
Qui abbiamo una piccola centralina Claber Acqua 1 che avvia tutte le sere, diciamo sul tardi, questo per far sì che l'irrigazione non avvenga durante il periodo in cui il sole batte maggiormente sulle piante per non andare a rovinarle, quindi si apre, io lascio il rubinetto aperto, questa piccola centralina a batteria apre l'elettrovalvola circa per un quarto d'ora, 20 minuti, e qui abbiamo tutto un sistema gocciolante e anche degli irrigatori che invece vanno appunto a innaffiare un prato che è posto sempre più a valle rispetto al tubo gocciolante, quindi il tubo gocciolante che mi irriga una buona parte, anzi tutta, diciamo, questa grande aiuola e anche una parte di oleandri. A questo punto la tubazione prosegue e va in quello che è l'impianto di irrigazione principale del giardino. Qui abbiamo una centralina invece un po' più sofisticata con ben tre, che comanda tre elettrovalvole, quindi tre linee di irrigazione. Queste tre linee di irrigazione si aprono verso le 6 del mattino per un quarto d'ora circa ciascuna, quindi 6, 6 e un quarto, 6 e mezza, 6 e 45, anche qui per evitare che la irrigazione avvenga quando batte il sole proprio sul prato, e queste invece sono tre linee di irrigatori interrati a scomparsa, pop-up, statici. Quindi ve ne sono a 360 gradi, ve ne sono di quelli a 180, di quelli a 90 gradi, di quelli regolabili da 0 a 350 gradi. Vi sono anche alcuni, però, anzi due irrigatori dinamici, quindi con una piccola turbina all'interno per un getto più lungo nelle parti centrali del prato. Quindi questo per quanto riguarda quel tipo di impianto di irrigazione. A questo punto cosa succede? Che l'acqua in eccesso a sua volta entra in un'altra cisterna che è posta ancora più a valle, diciamo, rispetto a questa altra centralina con quest'altro impianto di irrigazione, arriva in questa cisterna, qui si accumula a sua volta. Questo perché? Perché sottesa questa cisterna, sempre sotto battente, vi è una pompa di grosso diametro che pompa in tubazione da un pollice, quindi anche questa cisterna funge da compenso, in quanto quando la pompa è in azione l'immesso sarebbe inferiore rispetto al prelevato in questa cisterna, quindi il pompato sarebbe al contrario superiore all'immesso, e quindi c'è bisogno di quest'altro compenso, di quest'altra cisterna, e questa pompa anche qui è usata per irrigare una buona parte di giardino e anche per altri scopi che magari vi andrò a descrivere successivamente. Non vi voglio svelare tutto ora, altrimenti succede che veramente vi vado a svelare troppe cose. Quindi questo, io spero di essere stato chiaro un po' come funziona tutto l'impianto di irrigazione attuale al 2024, quindi con l'acqua che arriva dal pozzo, le cisterne di compenso, l'acqua che prosegue verso il grande invaso in cui l'acqua arriva anche dalla roggia e con una pompa di grosso diametro verso l'impianto di irrigazione delle serre. Vi è poi l'acqua che prosegue, questo è un bypass, questo che vedete è un bypass attualmente chiuso, infatti la prevalenza della pompa immersione del pozzo basta per mandare l'acqua direttamente nella vasca di grandi dimensioni che serve poi per irrigare le serre. Vi è questo rubinetto con questa doppia saracinesca, questo ulteriore doppio rubinetto, impianto di irrigazione verso il gocciolante che mi gestisce oleandri, fico eccetera eccetera, rosmarino e tutto il resto. Qui abbiamo il tubo, come vi dicevo, il tubo con avvolgitore automatico per l'orto. L'impianto poi prosegue verso un altro impianto misto, ma separato da una valvola, irrigazione a goccia e anche irrigazione con irrigatori a scomparsa pop-up statici. E abbiamo poi un ulteriore impianto che invece serve al giardino, diciamo, principale, sotteso a una centralina con tre elettrovalvole un pochino più sofisticata. Questo impianto è tutto completamente interrato, sono tre linee proprio per gestire al meglio le pressioni, quindi per far sì che vi sia una pressione in impianto consona e che la pressione appunto non scenda troppo, e l'acqua in eccesso a sua volta va in un'ulteriore vasca che va ad accumulare acqua. Questo perché sottesa a questa vasca vi è una pompa del diametro di un pollice, quindi maggiore di questa tubazione che è del tre quarti e arriva anche al mezzo pollice. Quindi io spero di avervi spiegato tutto, ora vi lascio magari con qualche immagine dell'impianto di irrigazione a goccia, quindi qualche piccola immagine dell'impianto di irrigazione a goccia, spero davvero di avervi detto tutto. Se avete qualche domanda o qualche dubbio scrivete pure qua nei commenti, sarò molto felice, sono molto felice di commentare con voi, di rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi, ai vostri quesiti, e inoltre per me è molto importante se vi iscrivete al canale. Infatti pensate che appunto a voi non costa nulla, ma per me, come ripeto, è molto importante proprio perché mi aiuta ad andare avanti con la creazione di questi contenuti e a fornirvi sempre nuovi video qui sul canale. Pensate infatti che ben il 99% delle persone che visualizzano i miei video non sono iscritte, quindi se vi iscriveste saremmo decine di migliaia, mi farebbe veramente molto piacere, oltre che aiutarmi, come vi dicevo, nella realizzazione di questi video. Detto ciò, io vi lascio, vi saluto. Questa appunto la pompa, ve la faccio ancora vedere, madre, diciamo, di tutto l'impianto, questa pompa con pressure start che in automatico parte e si ferma rispetto a quelle che sono le esigenze e l'acqua che viene richiesta all'impianto. E ora vi lascio con le ultime immagini. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici e non dimenticatevi di iscrivervi. Grazie mille a tutti, un saluto e alla prossima dal Bibatti Tech Channel.